con la patologia. I compiti erano suddivisi per specializzazioni e livelli gerarchici. Gli operatori sanitari erano gli esperti e in quanto tali occupavano una posizione superiore rispetto ai pazienti. Oggi invece, attraverso un lungo, complicato, insomma, processo di umanizzazione, le cure sono personalizzate. L'organizzazione è per team e ciò favorisce un lavoro per processi coordinati. Inoltre, gli operatori sanitari riconoscono come soggetti attivi il malato, i propri familiari e le associazioni di volontariato.